Ciao a tutti, benvenuti nel nostro canale. Io sono Paola e con me oggi ci sono per questo svuoto, primo svuoto alla spesa, Mario e Mamma, Franci. no, per primo svuoto lì. Allora, è uno svuoto alla spesa molto molto particolare. Prima vi faccio vedere i prezzi e poi vi faccio i prodotti e poi vi spiego i prezzi. Quindi tenete a mente i prezzi dei prodotti non di frutta e verdura. Prima di iniziare, vi Ciao. ricordiamo di iscriversi, metti la campanellina. No, 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 no,
Mettete like, Chicco. Allora, mettete like, commentate e condividete. No, no, like, Chicco. Allora, il primo prodotto che vi faccio vedere è questo qua. È la ragù contadino. Ne ho presi della Barilla, sono in offerta a 1,89€. Ricordatevi questa cosa, che dopo li mando di là così parliamo con calma. Ne ho presi 5 e poi vi spiego perché ne ho presi 5. A me mi può piace. Sembrare un prezzo alto, ma in realtà non a è me mi piace. A me mi piace il prodotto della Barilla. I prodotti della Barilla. Poi fa davvero. Ma fa quello le cari il compleanno? No, sono andata col mio carrellino. E quindi fragole. Le fragole venivano 2,59 se non mi ricordo. Adesso mole. Le more 2,59 sempre. E mole nelle sono. Sì. Poi queste sono per coche. Albicocche. No, sono le percocche e vengono no, dentro ci sono le albicocche, ha ragione Mario, ma le ho mischiate con le percocche. No, albicocche ho segnato. No, percocche, giusto. Percocche 2,99 al chilo, ne ho prese solo 4. Ma sono pesche? No, sì, tipo pesche. Ma sono le cari compleanno. Le Franci, sei fermo con le mani, ti ringrazio. E poi ho preso le albicocche dell'Alma Natura, venivano 2,99. In realtà quelle non dell'Alma Natura vengono 2,59. Quindi costava, era poca la differenza tra 2,59 e 2,99. Ho preferito quelle dell'Alma Natura che sono biologiche. Ed erano nel cartone, per non portarmi dietro il cartone l'ho lasciato lì. Mentre quelli da 2,59 erano con la plastica e quindi avrei portato a casa altra plastica e ho deciso di non portarle con la plastica. Poi ho preso tre fichi a 5,99 il chilo, tantissimo, ma ne avevo voglia, li ho presi, 1,86 tre fichi. Mario, gentilmente ti stai fermo. Ok. Grazie. Poi ho preso l'uva. Ah, pensavo che erano... Italia, ah. Italia. Uva da tavola, l'uva Vittoria 3,99 al chilo. Allora, 3,99 al chilo veniva questa, mentre 2,99 veniva quella del cestino. Ho preferito spendere un pochino di più. Poi andiamo avanti. Ho preso delle cose che sono per il prossimo svuota la spesa. Mi dai una mano, Mario, per piacere, che non ci arrivo. Le melanzane venivano poco, venivano 99 centesimi al chilo. Ah, bene. E le ho prese una prima parte che sono 1 euro, 1 kg e 4. Dai, è bello come prezzo. Poi ho preso 7 pacchi di pasta della Barilla a 99 centesimi il chilo. Ricordatevi che poi vi dirò perché ne ho presi 7. Effetto, non erano 4? 7. Poi ho preso i peperoni rossi dell'Almo Verde Bio a 2,99, all'Iper ci sono in offerta quelli a 1,99 non bio, ma non ce n'erano più. Mamma, e ne ho presi questi. Mamma, ti posso fare una domanda? Ma come fai a far capire che è passato con la bio? C'è scritto sopra. Quelli le cacchi? Poi le ciliegie di montagna, 3,99. Ah, dai! Poi questo qua dei gatti, 49, aspetta Franci, no, non tirare fuori le cose a caso. Queste qua dei gatti, 59 centesimi l'uno. E su questo ricordatevi perché vi devo dire anche una cosa su questo. Poi, questo no, le carote sono diventate carissime. Un chilo, 1,49€. Perché mamma sono diventate care? Perché costavano 99 centesimi, adesso 1,49€. Sono... origine Italia, tutto è origine Italia, quindi tutto origine Italia. Poi qua sotto c'è altra pasta. Pasta italiana. Pasta. Poi ho preso le banane, qua ho speso tantissimo. Allora, sulle banane io preferisco prendere quelle senza
ti ho benzato o una cosa del genere, e preferisco prendere quelle biologiche dell'Almo Verde. Non c'erano più quelle a 1,99, c'erano queste che costavano 3,38. Lo so che costano tantissimo, ma io sono un po' esigente sulle banane perché non voglio che all'interno finiscano dei conservanti strani. Te me lo metti in fondo al tavolo. Dei pesticidi, eccetera, eccetera. Oppure gelati. Qualsiasi cosa possa fare schifo. Questo qua invece l'ho preso a 1,49. Anche su questo ricordatevi che vi devo parlare di una cosa. Mi è caduto per terra. Vitamo. Di queste ne ho prese Vitamo. Ben 4. E sotto, se riesco, le regalo? No. C'è sì. Aspettate che qua c'è della pasta. Pasta italiana. Pasta integrale, che tra l'altro io e Rocco mangiamo principalmente pasta integrale, e vediamo poi se magari andrà anche mia sorella. Queste 1,59 della Feccia Azzurra. Come ultimissima cosa di questo video spesa, là Mario mi porti lo zainetto. Mario mi porti lo zainetto senza guardare dentro là. Allora, poi basta, poi non c'è nient'altro. Sì, perché la frutta, vi faccio vedere l'ultima parte di verdura che ho preso. Non ho preso l'iceberg perché non ce n'era, non ce n'era più. Non ho preso i peperoni gialli perché, come vi ho detto, che non ce n'erano più. E non ho preso le pesche gialle, bravo Mario, che le andiamo a prendere domani al Tigros, che costano di meno. Ho preso questo plateau grandissimo di avocado. Sono un po' indietro, va benissimo, così ci rimangono per un bel po', ed è 1 chilo e venne 2,99 tutti questi avocado. Le zucchine, ne ho prese, ne è rimasta una, però aspettate che pesano un pochino, ne ho prese un po', quelle che volete, metti giù Franci, vengono 99 centesimi al chilo, ne ho prese 1,06 kg, e come ultimissima cosa di questo svuota la spesa, le mele. Mele naturali, tanto tempo. Queste sono dell'Alma Verde bio, che prendo sempre, vengono 1,69 al chilo, sono 2,40 più o meno tutto il sacchetto. Ma... e preferisco perché sono buone, sono biologiche e non costano tantissimo, perché anche le mele qua da noi sono arrivate a costare tanto. Mamma... adesso un attimino, allora le ho mandate di là perché adesso concludiamo questa prima parte di questo svuota la spesa. Vi ho detto di tenervi a mente alcune cose. Allora, 7 di questi qua di pasta, io sono andata lì per la grande I, costano 1,59 euro, ma sono in offerta 99 centesimi. E sull'applicazione dell'Iper mi hanno dato, ho potuto scaricare 5 buoni da 50 centesimi. Quindi praticamente questa qua da mezzo chilo, invece di pagarla 1,59 euro, l'ho pagata solo 49 centesimi. Poi, in realtà questo qua fa parte di un altro scontrino, ma va bene lo stesso. E questo qua io sono in offerta da 1,99 mi sembra, o forse molto di più. Aspettate che se lo trovo sullo scontrino ve lo dico subito, perché qua si è formato un macello di roba. Allora, non è questo, ma è esattamente l'altro, che eccolo qua, che è finito qua. I Felce Azzurra costano 2,47, hanno uno sconto immediato di 88 centesimi, li ho pagati 1,59 euro. Ok, ne ho presi 5, le ho presi 4 a questa profumazione e una alla profumazione del cedro. Perché ne ho presi così? Perché ho fatto scorta innanzitutto che costavano poco, e poi sul sito quello della Felce Azzurra c'è la raccolta punti che finisce ad ottobre. Prendendo 3 prodotti diversi della Felce Azzurra vi danno, vi triplicano i punti, no, vi raddoppiano i punti. Quindi io praticamente ne ho presi 2 tipi diversi, però un tipo è di bagnoschiuma, è diverso, speriamo che magari me le triplichino, raddoppino lo stesso, se no non fa niente. E sono già arrivate punti per prendere, volendo, un asciugamano, un telomare volendo, se no miro anche a prendere l'accappatoio, tempo volendo ce n'è. Quindi buoni sconto no, ma c'è la raccolta punti. Ve ne ho parlato anche approfonditamente in un video che riguarda proprio le promozioni per la Felce Azzurra. Poi vi ho detto anche di tenere a mente questo, che è della Barilla, costa 1,89 euro, ma in realtà il prezzo è su 2,59 euro, quindi è in offerta, non è segnato a volantino che è in offerta.
sullo scontrino che è in offerta, di conseguenza ho potuto aggiungere un buono da 50 centesimi sull'applicazione dell'Iper per 4 pezzi, perché uno già l'avevo, del valore di 70 centesimi, quindi da 2,59 sono arrivata a 1,89 meno 70 centesimi immediati per ogni pezzo, grazie a un Catalina e grazie all'applicazione dell'Iper. Da 1,89 li ho pagati 1,19 euro, ma non essendo segnato come prodotto in offerta mi rimborserà with count altri 70 centesimi, quindi lo pagherò 49 centesimi. Questo che non mangeremo noi andrà direttamente a Londra da mia sorella. Come ultimo pezzo che vi ho detto di tenere a mente è questo qua della ultima, che costa a prezzo pieno 79 centesimi, è in offerta 59 centesimi, ma sul volantino dell'Iper c'è un buono da 20 centesimi, quindi una di queste invece di 79 la pago 39 centesimi. Qualcosa la regaleremo al Gattile qua nei dintorni, c'è una signora di un'associazione che faccio la raccolta quando riesco ad avere queste promozioni e glieli mando. Allora, escluso il feccia azzurra, escluso questo qua dei gatti, io avrei dovuto pagare 62,12 euro tolte le promozioni, che sono 3,90 euro di promozioni, più c'è quello di questo che sono altri 50 centesimi, fate dai, non so se 50 o 70 centesimi per 5, quindi mettete altri 3 euro. Questo è lo scontrino, ma in realtà avevo tutta la serie di Catalina che vi ho detto prima, ne avevo 4, ne avevo 4 di 3 di questi di Catalina più 4 sull'applicazione, ne avevo 5 di questi e poi avevo basta, per questo giro non avevo altro, fatemi controllare. Ah, poi ci sono le more, le ho fatte vedere, non so se ve le fate vedere, se non ve le fate vedere ho preso anche le more. Sì, ve le fate vedere le more. E mi sono presa una bibita io da 60 centesimi. Sì, ok. Vabbè, la pasta è inutile che ve la faccio vedere tutta. Ok, perfetto. Ah, e mi ha calcolato dentro una cosa che però è andata a finire nell'altra spesa. Ok, quindi fate 62, metteteci dentro due di questi che sono il prezzo del prodotto che devo andare nell'altra spesa, meno tutti questi Catalina, quindi 7 più 5, meno i ticket di mio marito che erano 41,60 euro, di tasca mia ho pagato 13,52 euro. So che non si vedrà mai, ma fidatevi. Non sono riuscita ad avere il buono spesa da 25 euro, quello passando per Best Shopping, vedo se riesco per la prossima volta. Tra l'altro vi do anche una chicca, perché questo non so quando lo vedrete, non so se lo vedrete in tempo o no, ma non vi preoccupate anche se non lo vedete in tempo, perché tanto le promozioni girano. All'Iper attualmente per me fino al 9 di luglio c'è la possibilità di avere le spugne della Scotch Bright a 1 euro, costano 1,59 euro. Sull'applicazione dell'Iper c'è un buono da 50 centesimi e quindi da 1,59 euro in offerta 1 euro io la pago con il buono 50 centesimi, ma non essendo segnato come prodotto in offerta, Wiscount mi rimborsa altri 50 centesimi. Quindi io posso avere 5 spugne completamente gratis. Il mio video svuota la spesa finisce qui di alimentari. Ho cercato di prendere meno plastica possibile e ho cercato di prendere il più bio possibile. A parte alcune cose che ho cercato di stare perlomeno nell'italianità, gli avocado è impossibile. E mi hanno regalato poi dei Catalina, con questi Catalina cercherò di farli fruttare il più possibile. Quindi il mio video finisce qui, io vi ricordo di iscrivervi, di commentare, di condividere, di metterci like e ci vediamo al prossimo video. Ciao!